Non è stata una bella partita. Le due squadre, forse timorose di esporsi al contropiede avversario, hanno preferito controllare la situazione a centrocampo e soltanto raramente hanno cercato l'affondo. È stato il Cagliari, tuttavia, che si è fatto minaccioso in più occasioni, spesso con Selvaggi, il più attivo tra gli attaccanti. Eccolo in uno dei suoi tentativi annullati dall'ottimo Zinetti. Sarà ancora Selvaggi, a conclusione di questa azione condotta da Marchetti, a cercare la via della rete con una spettacolare rovesciata che il portiere bolognese annulla. Poi è la volta di Corti a dover intervenire per annullare questo tentativo di tiro a rete di Petrini. Nella ripresa il Cagliari perde Canestrari, feritosi in seguito ad uno scontro con Petrini. Lo stopper cagliaritano viene trasportato fuori dal campo e gli verranno applicati 8 punti di sutura al sopracciglio sinistro. L'ingresso di Gattelli vivacizza il gioco del Cagliari, che al 13° va in gol sul rigore. Mastro Pasqua commette questo fallo su Quagliozzi, sarà la Moviola a stabilire la gravità dell'intervento del mediano bolognese e Selvaggi trasforma dal dischetto. Una volta in svantaggio il Bologna forza l'andatura, Corti è chiamato più volte in causa, con tiri di Paris e Petrini, così come Zinetti, che para tutto anche quando il gol pareva oramai cosa fatta.